Ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Sono ancora tutta scapellata, cosa del genere, però mi sono truccata, dopo ho aggiusto i capelli, che vede Celeste, e oggi giornata di shopping. Sto girando un pochino anche su online, sui siti, per vedere qualcosina che mi piace provare direttamente in negozio. Quindi sì, oggi andremo al centro commerciale a fare un po' di shopping e devo vedere assolutamente di trovare una valigia carina, insomma, una valigia. Adesso vado a pranzare perché è orario di pranzo. Stamattina ho fatto una super mega colazione. Poi, quindi nei prossimi vlog farò proprio dei diciamo, what I eat in a day all'interno dei vlog. Ho comprato un paio di cosucce nuove per quanto riguarda il fattore cucina e quindi facciamo insieme delle nuove ricettine e altre cose anche inerenti un pochino, come vi dicevo l'altra volta, anticellulite oppure magari per la ritensione, diverse cosucce. Adesso vado a pranzare. Che belle queste bruschette, c'è l'avocado, qui c'è il brustel, mozzarella e pomodori, pomodori in insalata ed origano. Vabbè, adesso come primo c'è un bellissimo piatto di pasta al sugo fresco. Mentre stamattina io e mia sorella abbiamo fatto colazione all'americana. Mentre io e mia sorella stamattina, sì, tua mamma e mia sorella, eccole qua le pennette al sugo, adesso abbondiamo il formaggio. E sì, stamattina abbiamo fatto colazione all'americana con uova, pane, poi ce ne siamo mangiate più. Uova, pane, aglio e brustel, una mega spremuta di arancia e basta, cioè che vorrei mangiarti più di primo mattino, però mi ricordo che l'altra volta in hotel di primo mattino ho avuto il coraggio di mangiarmi riso, cioè proprio tipo il pranzo. Qui abbiamo una signorina che ha fatto i buchetti alle orecchie, perché mia sorella comunque cioè non gliel'ha mai voluti fare da piccolina e secondo me anche è una cosa giusta. Aspettato E che le aspettato, sì, infatti, cioè lei non aveva questa cosa di fargli fare i buchetti, però lei li ha voluti così tanto. Infatti ieri è andata tutto bene, cioè è andata in farmacia, dove fanno appunto i buchettini, è andata, non ha sentito dolore, nulla. Ed è molto molto felice. L'hai voluti tu, amore? Mamma ha fatto il gatto di patate. Io non lo so fare. Ogni volta mi viene duro. Ma qualche volta mi fai vedere come fai. Sono duro e con la faccia bianca. Ma mamma non risponde perché dice che lei ha una brutta voce. Parla, non è vero. Dici perché qualche volta mi fai vedere come lo fai. Sì. Sì. Appena arrivato un pacco da Clinique, non l'ho ancora aperto. Questa busta adesso vado ad aprire insieme a voi e vediamo che cosa c'è all'interno. Mi sa che mi servono delle forbici. Aspettate, forse ci riesco. Sì. Mi sono arrivati un sacco di cose con le bruschette. Scopri la luminosità idratante dei nuovissimi Pop Splash, gli alleati perfetti per questa primavera. Addio punti neri. Oh, questo voglio provarlo assolutamente. Scopri come cancellarli con la nuova linea Blackhead Solutions. Guardate che belli questi pacchetti da Clinique. All'interno c'è anche la velina colorata dello stesso identico colore di questo sacchettino. Che belli questi colori, non vedo l'ora di utilizzarli. Anche questi, guardate questo rosso qui. Che bello, questo rosso ciliegia. C'è ancora qualcosina in questo pacchetto e all'interno della busta c'è appunto la linea Blackhead Solutions. Che bello, sei tu una glicerata, hai visto? Questa è la linea per i punti neri. 7 Day Deep Pore Cleanse and Scrub. Qui c'è il fondotinta. Questo volevo proprio provarlo, foundation più concealer. Questi veramente non vedevo l'ora di provarli e spero siano della mia tonalità. Adesso li apriamo insieme subito. Il correttore penso sia proprio della mia tonalità, lo vedo bello scuro e a questo punto penso che sia adatto anche il fondotinta. Wow! No, direi che sono assolutamente i miei colori guardandoli qui dall'esterno. Infatti il fondotinta, questo, è nella colorazione numero 9. Invece qui c'è la crema idratante, eccola qui. Quindi grazie mille Clinique per tutti questi nuovi prodotti che non vedo l'ora assolutamente di utilizzare. Tutto in generale, dalla crema ai prodotti per i punti neri al fondotinta e correttore, urge veramente un video. Arrivati. E adesso entriamo e spero di trovare vivamente la mia valigia. Penso che ne prenderemo una grande, a questo punto ne prenderò una grande perché il viaggio adesso sarà breve, però i prossimi dovranno essere un attimino più intensi.
più giorni e quindi mi trovo, ne prendo direttamente una bella grandicella. C'è nessuno, secondo me siamo belli, anche perché è molto presto, siamo venuti presto, quindi siamo belli da soli. Ho le lacrime agli occhi, stavo ridendo come le pazze perché mia mamma ha 50 anni, suonati e precisi, è la prima volta che andava su una scala mobile perché aveva paura di andarci con i bambini a ridere. Poi ha preso coraggio, è salita, un ragazzo dietro di lei, mi scusi, che voleva passare, mia mamma è vicino a me, impietrita, mi sono dovuta spostare, io l'ho fatto passare, madonna, che risata. Trovata la valigia, eccola qui, l'ho presa rossa, rosso fuego. Messaggio da Zara, provare un po' di cose, questa maglietta non so se mi convince, in realtà forse è un po' troppo ampia per me. Vabbè, ci ho preso una trentina di cose da provare, tantissime. Spero molto nei jeans, ci spero molto. Questa magliettina è carissima. Mi piace tantissimo questo pantalone e questo groppo, che bello. Questo stile è un pochino più largo, così è anche molto carino. Sto piena di buste. Qui mi sono data la pazza gioia per quanto riguarda lo shopping. Ne ho fatto abbastanza. Volevo farne anche di più. Era stata già un'ora nei negozi, avevo visto un sacco di altre magliettine, ma a questo punto penso anche di prendere qualcosina online. Ho trovato la valigia, sono molto contenta. Infatti l'avete vista, sia quella nella foto di anteprima, me l'ho fatta vedere anche prima. È bella, solo che la volevo tipo sul blu, un colore più scuretto, però l'ho trovata rossa ed è molto funzionale all'interno, cioè me la sono studiata bene 3 ore, poi ci voleva una fotocamera con Celeste. Amo. Dillo. Nel reparto valigie. Sono caduto. Il caduto? No, sono inciampato nelle... È inciampato, ma si è fatto male a sangue. Aspetta, voglio far vedere. È inciampato nelle valigie, ma era questa, giusto? Cioè, poverino. È inciampato nelle valigie, si è fatto male, perché avete visto, si è fatto male. Ma si è portato come minimo 10 valigie con sé dietro. Cosa incredibile, no? Comunque sono troppo contenta di aver trovato questa. Adesso la posiamo in macchina. Di là. Ed andiamo. A casuccia. Ti sei divertita tantissimo. Anche tu? Certo. A fare cosa ti sei divertito? A stare sul divano aspettando ore intere. Però sono contenta. Anche lui è rimasto. Cioè, sei rimasto contento. Mi hai detto che io sono rimasta contenta. Perché ogni volta, oddio, non trovo nulla. E divento isterica. Oh, oggi hai trovato, sì. Fortunatamente, sì. Almeno il ritorno è stato... silenzioso. Non è stata la lagna, la solita lagna in macchina. Non ho trovato niente, non ho trovato niente. Poi sono contenta anche del pacchetto che è arrivato stamattina da Clinique. Non ti ho fatto vedere cosa c'era all'interno. Perché adesso deve scappare. Qui la busta e farò un try on haul. Sai che qualche volta dobbiamo fare un video che tu mi compri i vestiti? Sai come si chiama questo video? Come si chiama questo video? Boyfriend... Boyfriend a cat. Il mio ragazzo mi compra i vestiti. Cioè tu vai, sì. Scegli i capi che piacciono a te. Sì. E poi in un video si mostrano. Ma non solo capi di abbigliamento, qualsiasi cosa. Okay. No, dobbiamo fare un video. Oppure un video dove mi trucchi. Sì. Ok, anche tu a me un video che mi trucchi. Mamma, tu vuoi fare un video dove ti trucco? Ti metto un eyeliner bellissimo. Sì, facciamolo. Ma te ne vai? Me ne vado, no. Vi lascio la buonanotte, Stefano. Un abbraccio circolare, un saluto. Aia. Ci vediamo domani. Ciao, sì. Ciao. Ah, che poi mi ha fatto un'impressione quando stavo dando i pizzicotti sul culo a Celeste, perché non so quante unghie mi sono saltate, perché dovevo già rifarle, quindi sapevo che saltavano a un certo punto. Le ho maltrattate un casino. A proposito, stamattina mi sono arrivate delle cose che ho ordinato, delle unghiette, e non so dove le ho messe. Cioè sono cose nuove, mi devono ancora arrivare le altre. Mi è dispiaciuto tanto, spero che arrivino domani a questo punto, perché l'ordine l'ho fatto lo stesso giorno. Di quei glitter super particolari che sono già miscelati, no? Quindi fanno questo effetto proprio specchio così. Adesso mi sono arrivate tante altre cose, ma erano belle, erano
Vabbè, poi faccio vedere tutte pietruzze. Comunque, sempre cose nei denti e nelle unghie. E non so dove le ho messe. Cioè, dove le ho messe? Madonna, raga, ho paura di averle buttate. Ma raga, ma dove le ho messe? Non ricordo se le ho messe in stanza o se le ho lasciate fuori. Se le ho lasciate fuori, ho realmente paura che e qualcuno me le abbia buttate. Quindi adesso vado a vedere subito. Comunque, questa è la situazione attuale. Saltate, però sono tornata, erano distaccate, quindi sono tornata a casa e le ho tagliate proprio, che con le unghie quando non sono ricostruite, quando non c'è più il gel sopra, non mi trovo assolutamente, mi sento, non lo so, me le sento fragili, anche se poi alla fine non sono fragili, però me le sento comunque molto fragili, sono lunghissime senza il gel, quindi ho paura di prendere una botta e farmi realmente molto molto male con le unghie naturali. E le ho tagliate anche, le ho tagliate perché la forma naturale non mi piaceva più, stavano un po' a scendere, a crescere un po' storta. L'unghia naturale non cresce proprio perfetta, mentre a me piacciono proprio di una forma, struttura diciamo quasi perfetta, insomma il meglio che riesco a dare. Aspettate che accendo la lucina, ci mettiamo qua. Dopo mangiato devo mettermi al lavoro. Ah, eccole qua le cose delle unghiette, che paura. Guardate questi come brillano, brillano tanto. E dopo mangiato devo mettermi al lavoro, al PC, per un progetto appunto lavorativo. Devo proprio fare un lavoro. E ci sono stata non so quanti giorni dietro sta cosa, ma proprio giorni, giorni, settimane intere. Sono molto contenta perché è una collaborazione che ho realmente testato. Cioè ho avuto il tempo di testarla tante settimane. Quindi ogni volta che lo utilizzavo ho fatto i prima e dopo, ho finito diversi giorni, diverse settimane, insomma tutto il tempo del periodo del trattamento. Ho fatto un lavoraccio perché comunque è stato lungo e l'editing ci ho messo molto, però ne è valsa la pena perché quando faccio le cose che mi piacciono sono molto molto felice. Quindi io stasera starò tantissime ore a PC, però non mi importa perché mi piace, mi appassiona. E a proposito di PC, dopo faremo un'altra cosa insieme. Ci stavo riflettendo da un po', tutte voi mi avete detto sì, fallo. E secondo me oggi, stasera lo faccio. Ragazze, ho fatto l'abbonamento a Netflix, quindi il primo mese gratis, ma ho fatto appunto l'abbonamento, quello lì standard, non il base, standard, quindi HD, che, con due dispositivi che si possono vedere contemporaneamente, e adesso scaricherò anche l'app sul cellulare. Bene, ora sono entrata anch'io nel mondo di Netflix, e scrivetemi giù nei commenti delle serie televisive che mi consigliate, che magari possiamo chiacchierare anche qualche, mi preparo con voi le più viste, quindi fatemi sapere qual è che state vedendo al momento su Netflix, quale mi consigliate, insomma cosa mi consigliate di vedere un attimino su questa piattaforma, anche se ho visto alcune cose che comunque già mi interessano tra virgolette, quindi non vedo l'ora di vederlo. Adesso l'ho scaricato, appunto ho fatto l'abbonamento e tutto, però non posso vedere nulla, sono già abbastanza in ritardo, sono le 11:10 e ho ancora quel lavoro da fare che vi dicevo pronto, che deve essere pronto per domani, quindi adesso mi metto al lavoro sia per quel lavoro, per il montaggio di questo vlog. Sono contenta di averlo scaricato perché adoro i film, le serie televisive e soprattutto non sono una persona da orari, nel senso che guardo pochissimo, cioè quasi non guardo più la televisione proprio per il fattore orari, cioè magari questo programma va in onda a questa tot ora, a meno che non mi interessa proprio tanto, oppure qualcosa di frivolo, insomma io voglio prendermi il mio momento trash e mi guardo, che ne so, qualcosa tipo l'Isola dei Famosi, l'ho guardata forse fino a metà, poi non l'ho vista più, a parte che non mi appassionava più per niente, poi insomma anche l'orario mi scocciava. Invece così, quando voglio vedere una serie televisiva, quando ho voglia di vedere un film, prendo e lo, insomma, lo guardo direttamente sia dallo schermo del computer, tipo come una TV, questo è il 21 pollici e mezzo, sia dal cellulare. Quindi sì, mi sono evoluta anch'io. Per quanto riguarda la valigia, ve la faccio vedere domani, perché ho messo un attimino la scrivania qua al centro, che avevo registrato un video, quindi domani la sposto sotto il muro, lo spazio è bello ampio, però vi faccio vedere appunto gli interni della valigia. Penso sia un acquisto fatto bene, insomma ho pagato 30 euro con la valigia, è abnorme, la vedo anche bella solida, anzi poi me l'ha consigliata anche Marta, perché lei ha già una valigia del genere e ci siamo fatti insomma i viaggi in Marta, ho visto comunque la resistenza di quella valigia e ho detto ok, la prendo anch'io. Io vi mando un grosso mega bacio, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, buonanotte.